Dunque, si dice che il dodicesimo anno. Si dice che il dodicesimo anno sia l'anno della maturità. Beh, a noi piacciono i Luna Park e non abbiamo certo ancora voglia di diventare grandi. Benvenuti al Faris Film 12. Ed era un Luna Park notturno nell'isola di Java, in Indonesia, quello che avete appena visto nella sigla ufficiale del Far East Film numero 12, diretta da Joko Anwar, nostro amico regista indonesiano. Un messaggio affettuoso di Joko che, in quattro parole chiave, riassume la storia stessa di questo festival, quest'anno più che mai spericolato, visti i tagli e visti anche i vulcani, che continua ostinatamente a camminare sul filo, senza rete di protezione, a correre guidando senza mani. Non so se sono dello stesso parere anche Tarcisio Mizzao, presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che organizza con noi il Faris Film Festival, e naturalmente Furio Onsel, il sindaco della città di Udine. Tarcisio Mizzao. Sono felice di dare a mia volta il benvenuto a tutti a nome della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che non solo mette a disposizione questo teatro per lo svolgimento del festival, ma interviene anche organizzativamente, come è già stato detto. È nostro orgoglio partecipare alla organizzazione di questo bellissimo evento. Facciamo il passaggio del microfono al sindaco. Benvenuti a tutti voi al dodicesimo Far East Festival. Per me è un privilegio, come sindaco di questa città, ospitare questo evento. Questo evento è veramente un punto di riferimento a livello mondiale su questo genere. È un avvenimento che ci riempie di orgoglio, che riempie anche la città di Udine di tanti volti, di tante personalità, di tanti slanci, di tanti progetti per il futuro che forse, diciamo, senza questo festival magari non verrebbero a Udine. Quindi benvenuto, un benvenuto speciale a tutti voi, e adesso ci lasciamo anche noi trascinare dall'entusiasmo di questo Luna Park notturno, no, andando in giro anche noi in questo vortice. Buon divertimento a tutti. Mentre salutiamo il sindaco e il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, devo ricordare anche tutti gli sponsor e i partner senza i quali questa manifestazione non avrebbe potuto avvenire quest'anno. Dunque, il festival organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in collaborazione con la Cineteca del Friuli, il Visionario, l'Hong Kong Archive e la Japan Foundation, con il contributo del Ministero, della Regione, della Provincia, del Comune di Udine, con il contributo della Camera di Commercio, della Confartigianato, del Confcommercio e anche della Confindustria di Udine. Gli sponsor ufficiali sono l'AMGA, Sosushi, Fondazione Krupp. I festival partners quest'anno sono Cathay Pacific, Goccia di Carnia, Korean Air, Lancia, Consorzio Prosciutti di San Daniele e Veneto Banca. Poi ci sono anche tutta una serie di media partner che cito: Gazzettino, Cuva, Nord-Est Europa, Messaggero Veneto, My Movies e Radio Fantasy. E tra i festival partner vorrei citare l'Associazione delle Donne del Vino, che ci ha permesso appunto questa sera di brindare con questo ottimo prodotto della nostra regione. E naturalmente anche Moroso, che con il marchio, con il design internazionale, ci ha permesso di reinventare il foyer del teatro e anche l'esterno del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Entriamo quindi nel vivo dell'edizione di quest'anno, la riassumo in numeri: sono 72 i film che vedremo su questo schermo, 9 le cinematografie, 2 importanti retrospettive, la prima che partirà appunto domani al Visionario, dedicata a questa casa di produzione, la Shinto, che non compare nemmeno sulle storie del cinema giapponese, per cui noi
la rivaluteremo mostrando 15 film. Shintō, che nasce nel 47 per chiudersi nel 61, ha prodotto più di 500 film ed è specializzata naturalmente in generi come erotico, il noir e l'horror. E poi naturalmente fa parte del programma del Faris Film 12 anche un workshop internazionale con la partecipazione poi di 5 produttori asiatici e 5 produttori che arrivano dall'Europa, si chiama Eave Ties That Bind, e poi questo workshop avrà una seconda tappa proprio il prossimo ottobre al Festival di Busan, al Festival Internazionale di Busan in Corea del Sud, e quindi proprio a questo riguardo ringrazierei il Fondo Regionale per l'Audiovisivo, la Friuli Venezia Giulia Film Commission e naturalmente anche Eave e il Festival di Busan. Tra l'altro il direttore del Festival di Busan, Kim Dong-ho, sta per arrivare a Udine, come sempre sarà uno dei nostri ospiti. Dunque passiamo ora a salutare gli ospiti che arrivano dall'Oriente per questa edizione. Diamo il benvenuto all'artista, fumettista, illustratore, la sua mostra è allestita fino al 3 maggio al Visionario, Yang Kong da Pechino. E sempre da Pechino, un caloroso benvenuto anche al giovane regista Yang Qing, autore di un'esilarante commedia che vedremo domani notte proprio su questo schermo. Yang Qing. L'unico ospite giapponese di questa edizione, anche lui regista di una commedia esilarante che vedremo domenica pomeriggio, che si chiama Accidental Kidnapper, abbiamo piacere di avere qui con noi Sakaki Hideo. Dunque, da Hong Kong quest'anno è presente con ben 10 film nella selezione, quindi sembra tornare il glorioso tempo passato, i fasti del passato. Quindi abbiamo degli ospiti hongkongesi molto importanti, abbiamo naturalmente un carissimo amico che torna qui e che fra poco, proprio dopo la proiezione del primo film, salirà su questo palco per presentare l'anteprima mondiale del suo ultimo lavoro, quindi gli diamo il benvenuto ancora una volta all'eccentrico, inimitabile Pango Cheung. Pango Cheung è qui con Subi Liang e anche con Gabriele Roberto, una gloria tutta nazionale che firma le musiche di Dream On. Ma ne parleremo subito dopo la proiezione del primo film della selezione, ma non è finita la carrellata degli ospiti perché abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi uno dei personaggi chiave della storia del cinema cantonese, a cui dedichiamo un piccolo focus con 7 film, sempre in collaborazione con l'Hong Kong Film Archive. Signore e signori, da New York, dove vive dopo che Hong Kong è tornata alla Cina, lui si è trasferito appunto nella Grande Mela, abbiamo il piacere di avere qui tra di noi Mr. Patrick Leung Kong. Dunque è il momento di accendere il motore della macchina di proiezione e immergerci nell'atmosfera fatata di questo primo film, una commedia, si chiama Sophia's Revenge. Eva Jean, che è la regista di questo film, avrebbe dovuto essere qui con noi, purtroppo questo problema del vulcano l'ha trattenuta a Pechino, è prodotto da Zhang Ji e anche interpretato da Zhang Ji, quindi non mi resta altro che dirvi semplicemente di lasciarvi andare, di cercare naturalmente di mantenervi sempre come noi bambini, quindi let yourself go and stay free.